Era il server di Restream, perfetto. Ok. Il problema stava sul server di Restream. Sono tornato? Sì, ci sono. Sono tornato di qua. Posto. No. Niente, restream stasera. Ok, faccio solo su Twitch, basta. Per forza. Esplora la Torrens. Vestiti. Ah, perché sono nuda. Come ci si veste? Prendi oggetto. Vediamo. Trovo le istruzioni per assemblare gli oggetti. Colla per seminare, per seminare. Ah, c'è pure il crafting. Faigo. Che devo fare qui? Usa. Ma forse si veste mettendosi dentro una cosa del genere? No. Vabbè. Personal storage. Raccogli un messaggio d'archivio. Vabbè. Mi devo vestire. Ah,
Ah, così salvo la partita, ok. Sì. Perché no? Ok. Questi sono i vestiti? Ma sto girando troppo però, e non... Ancora non mi sono vestito. Ah, Ripley. Samuels, ti sei svegliato prima? Beh, non necessito di riposare quanto voi altri. Stavo ispezionando la struttura della Torrance. È una nave ben mantenuta. Credo sia un modello molto simile a... Nostromo. Sì, classe M. Un modello più avanzato, ma con specifiche simili. Ho svolto compiti da ingegnere su nave conquista. Certo. Taylor è sveglia? Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Non l'ho vista. Vado a vedere. Forse dovresti cambiarti, Ripley. Verlaine ci chiamerà presto. Parla con Samuels e mi ha detto di cambiarmi. Però, come ci si cambia? Ah, qui intanto ci stanno altre cose. Ah, forse è questo. Eccolo. Ciao Kevin. Vestiti. Ok, mi sono vestito. Oh, mo c'ho gli scarponi. Ho scusato adesso. Praticamente stavo a combattere con OBS e non mi funzionava, cioè non è che non funzionava OBS, è che non funziona Restream, per cui sto a fare solo su Twitch adesso. Quindi ho iniziato praticamente adesso, cioè mi sono alzato e mi sono vestito. Anzi, per cercare vestiti ci ho pure messo un bel po'. E mo devo andare a incontrare un'altra persona. Intanto mi sono vestito, poi quest'altra persona dove sta? Sarà qui? Boh. Forse è qua. Eccola, eccola. Taylor, buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. Scusa. Mi sento già morta. Non so proprio come fate ad andare in ipersonno così regolarmente. Ci si abitua. Non faccio lunghi viaggi così spesso. Molti dirigenti legali non arrivano più in là del distributore di caffè. Sono sorpresa che la Weyland Yutani abbia scelto di mandarti qui. La perdita del nostromo e del suo carico è costata Ah, molto alla compagnia. È importante bene. che scopriamo cos'è successo. E Se poi è vedo stato il pure caso difficile coinvolto, la concludo che i difficoltà, dipendenti e i superiori ne saranno Speriamo felici. bene. Io sto a prendere Mi spiace, tutto. sono stata indiscreta. Ho realizzato ora che tu Almeno avrai cerco di aspettato prendere 15 tutto. anni e tu... Non fa niente, otterremo entrambe ciò che vogliamo, no? Ah. È bello che nessuno dice un Hai visto cazzo, Samuels? tipo. Sarà sveglio da ora, immagino. Parla con te, l'ho fatto. Ok. Tutto il personale sul ponte. Ci stiamo avvicinando a Sebastopol. Pare che
Ci siamo. Vai sul ponte per avere le istruzioni. Ok, condivisa. Basta. Quindi si può craftare. Bene, interessante. Aspetta. Questi stanno sul ponte sicuramente. Oh, permesso, permesso, permesso. Lo... Spero abbiate fatto un buon viaggio. Oh, chi è questa? Ah. Sei in ottimo stato per essere di classe M, capitano. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla. Ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando. So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene. Diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ISMG caricato e calibrato. Vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti con le istruzioni? Osservate l'avvicinamento sui monitor. Completa la prima missione. Riusciamo a vederla? Passala sui monitor. La stazione Sevastopol. Ci sono dei danni? Sì, sembra di sì. Prendi il 74, stringi. Il bacino di carenaggio sembra distrutto. Non posso portarci la Torrens. Qui è il vascello commerciale Torrens, da St. Clair, matricola MSV7760. Dobbiamo parlare con il controllo traffico aereo. Sono Diane Verlaine, capitano della Torrens. Abbiamo tre passeggeri sotto contratto della Weyland Yutani a bordo. Ci risulta che siate in possesso della scatola nera del nostro uomo. Chiediamo il permesso immediato di trasferire i passeggeri sulla stazione. Passo. Gli scureggia la radio. Marshall, qui è la Torrens, puoi ripetere? Le comunicazioni della stazione sono disturbate, quindi ho inserito una radio nella tuta di Samuels. La Torrens può rimanere in posizione per 24 ore. Ti daremo notizie prima di allora. In bocca al lupo. State pronti. Il mio contratto non prevede passeggiate nello spazio. È l'unica opzione. E sarai al sicuro se farai come ti dico. Quindi, siccome le comunicazioni sono un po' così, se capisce in cazzo, devo praticamente andarci a nuoto. Oh merda. Resta dietro di me, Taylor. Anche tu, Samuels. Certo. Che cazzo è successo qui? Oddio, Ripley. Stai andando bene, te. Porca puttana troia zoccola! Ma che è successo? Madonna. Ma così, appena iniziato, boh, quelli sono esplosi. La torcia utile al buio, ma anche in grado di attirare i nemici? Ma perché poi passano le scritte troppo veloci? Anzi che i caricamenti sono veloci. Ma
Che questa ha portato lo sovvenuto. Ah, questa è. No, c'ho la tuta. Cerca aiuto. Come cambiati? Che mi cambio? Che non c'è niente. Forse mi tolgo. Ah, si è tolta la tuta. Perché è scomoda, giustamente. Che roba inquietante. Usa i punti. Ah, ok, salviamo. Dai, sì. No, 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 io alle parti buie non vado. Che è sto sospiro? Attenzione, stabilità di Sevastopol compromessa. Dirigersi al punto di raccolta più vicino e attendere l'allineamento degli stabilizzatori orbitali. Porca madoschia, vaffanculo! Te lo fuoco. Ma è tutto un jumpscare sto gioco, scommetto, sono sicuro. Già dall'inizio promette questo. Andiamo da qua. Ah, qui c'è qualcosa che... Che niente. Una colla. Aspetta, qui io sono già stato, quindi devo andare dall'altra parte. Di qua. No, aspetta, qui sto tornando indietro. Di qua. Ah, no, un giro. Devo chiudere una valvola allora. Ah, c'è un... No. Porco due. No, 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 via, 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 via. Che figo. E vabbè, lì c'è fuoco. Qui invece c'è la polvere, il ghiaccio, che cazzo è? Ho capito che l'unica cosa con cui posso interagire sono di colore verde. E queste lampeggianti. No, davvero? Cartella danneggiata, condivisa, smantellamento, sì, sì, capo, cartella danneggiata, quindi non si legge niente. Qui mi perdo qualche oggetto, no? No. Ah, il computer l'ho usato, qui si apre? No. Aspetta. Accendi al te. Porco. Razzo. Mi servirà. Eh sì.
Ci pure per aprire l'inventario. Mazza che inventario, scarno proprio. Ancora non mi serve, qualcosa la posso vedere, riesco a vedere. So che il coso per i bagagli di Fiumicino, dove raccolgono i bagagli. Aspetta. Ah, aspetta un po'. Eccolo. Allora. Iniettore. Aspetta, c'ho prima da vedere. Che c'è? Ah, c'è niente. A posto. Di là dove? C'è di là? C'è un di qua, non so dove andare. Ah, forse posso... Ah, faccio il giro. Dove ci sono oggetti? Pezzi di metallo. Ma che ci faccio con sta roba? Cioè, allora... L'inventario è con B. Ma c'ho solo il razzo però. Non capisco. Questa è la mappa. Questi sono i messaggi. Questo è... Vabbè. O vedrò... Stava facendo. Di qua? Non c'è niente qua. Niente, l'unica cosa è andare qua, sulle scale. Ah! Perché poi... Bella live streamer! Buongiorno, buongiornissimo. Madonna, ti sei preso un nickname? Ci ha avuto pure a prendere questo nickname. L'avrebbero scelto chiunque. Ehi, c'è nessuno? Qui c'è un terminale, ma... Codice d'accesso richiesto. Va bene, esploriamo un attimo questa zona. Alla ricerca di cose. Qui è rotto. Qui è valigia, niente. Usa questi terminali per aggiornare la mappa con aree inesplorate. Quali questi terminali? Questi? Ah sì. Beh. Non era meglio prima che la luce accesa? Perché ha dovuto spegnere la luce? Ma qui non funziona niente. Funziona il cazzo no. Troviamo la pressione della corrente dalla porta. Perché trema tutta? Vabbè.
Aspetta, lì c'è qualcosa. Ah no, lì io sono venuto da lì. Ok. Devo ripristinare la corrente. Ma non c'è niente sopra le scale. Sopra le scale. Ah, qua, ecco. Porco due. Aspetta, salviamo un attimo. Attendere. Ah, devo premere tante volte A. Ah. Figo, era tipo una ricarica a mano. Se va sto Link. Se, lasciato, se sta cercando le scorte, le ho spostate. Le ha lasciate in custodia. Chiunque avrebbe potuto prendere il diamine. Se lo doveva prendere, ho nascosto in uno dei depositi. Dovessi riuscire a trovare il codice 0340. Non devo scrivere. Cominciamo a scrivere queste cose, che se no me le ricordo. 0340. E non ti preoccupare, nessuno ha più il termine ormai dopo quello che è successo. Che è successo? Non ti preoccupare, nessuno ha più. Vabbè, dall'altro siamo senza medicinali, abbiamo quasi finito l'acqua. Devo trovare un po' anche sotto anche a te, magari. Servirà a capire che devi fare più attenzione in futuro. Anno. Addio alla Sigson. Smantellamento. Vabbè, sti cazzi. Audio. Vabbè. I nostri documenti dovranno essere ineccepibili. Rimessi la corrente. Fatto? Eh sì. Ehi, persone! Persone, scusate! Persone, aiutatemi! Che stronzi! Vabbè, no, che stronzi, non è che sapevano che stavo qua. Hanno chiuso. Hanno chiuso. Vabbè. Pazienza. Ah, prima andiamo qua sotto. Aspetta un po'. Che è qui, si può vedere, no? Questa è chiusa? Codice d'accesso 0340. E beh, era abbastanza vicina. Raccogli pezzo di metallo. Un po' di cose. Menu. Kit medico. Eccolo qua. Ah, premi LB per costruire. Aspetta. Che figo. Che sta roba. Ah, devo inserire delle cose. Quindi devo craftare questo. Premi per assemblare. Oh, che figo. Vabbè, ma che uno per volta. Aspetta, che cazzo. Dai, uno per volta fa schifo, fa. Aspetta, però. È finito. Posto. Poi... Basta? Eh no, lo potevo creare un altro. Ok. Kit medici creati. Pacco di ricarica. Ricarica cosa? Ah, vabbè, qui tutto è chiuso. Vado, l'unica porta dove devo andare dentro. Sopra. This life for wrecked. Oh! Non mi piace il buio.
Chris, che cazzo era? La scossa, già sto in ansia, si vede, perché sto teso e mi spavento per ogni singola cazzata. Razzo. Ah, ma il problema è che sto per morire, perché mi sono fatto male, mi sono fatto due graffi e sto a metà vita. Io non lo uso adesso il kit medico, eh. Non voglio spiegare. Ma che è il centro commerciale? Che bello, con la vista su Saturno, lo. No, non è Saturno, però. Che è successo? Siete salvati tutti. Chiusa. Sportello bloccato. Torcia a ioni. Coglioni. Che fa rima a torcia? No, torcia a ioni fa rima con coglioni. Che coglioni. Allora, ah, razzo. Cazzo, ovviamente. Fa rima con... Oh, pazzo. Pazzo di cazzo di mazzo. Il mazzo di spade. Ma si può saltare su questo gioco? No. Sevastopoli. Non si può saltare su questo gioco. Oh! Ah, ma aspettavo un botto, tipo. Ma aspettavo che sbattesse contro, tipo. Un botto terribile, tipo. Boh! Invece no. Contatta la Torrens. Ma perché si chiude nelle finestre? Per la privacy? Ripristina corrente. Che palle sta corrente, deve essere ripristinata dappertutto. Non c'è un cazzo qui. Aspetta, no, davvero. Eccolo. Da tipo la carica per accendere la dinamo. Oh, che bello. Televisione? No. Oh, ma che cazzo è? Ah. Drones aggiornamento. Potrebbe essere richiesto. L'ufficiale Waits ha finalmente convocato una riunione pubblica per parlare delle voci di corridoio riguardo Sevastopol. Tuttavia, invece di fornirci delle risposte, ha continuato a essere evasivo e dopo appena qualche minuto lui e il suo team sono stati bersagliati da oggetti lanciati dalla folla furiosa. È partito un colpo di arma da fuoco, si è scatenato il panico. Salviamo. Se ciò che resta dei suoi uomini ci stanno cacciando dal terminal. Siamo solo. Ok, quante volte mi fa salvare? Zo, mi spiace essere. Vabbè. Cos'è Apollo? Ridda. E a pelle. Apri condotto? C'è un condottiero qua. No.
Dove sono? Al casello. Questo dannato posto cade in pezzi. Madonna. E poi ovviamente non posso saltare, quindi è inutile che... Da qui non si passa. Devo attivare sto coso. Devo spostarlo. Usa. Sembra una stampante. Tutto da prendere? Porca madosca! Oh, c'è sta il signore! Scusi! Aiuto! Aiuto! Salve a tutti e grazie per essere qui in questa splendida giornata. Vorrei fare un discorso. Gatta, stai zitta! Sto facendo un discorso alla popolazione. Vi trovate su questa navicella dispersi per colpa del capitano Ano e di tutte le cose chiuse qua. Ma che cazzo è? Non si interagisce con niente. Ah, questa è una porta. Poi quindi non credo che sia l'unica opzione, mi sa. Andare lì. Eh sì, qui c'è sta un cazzo. Questa è chiusa. E qui... ma sono cadaveri. Più avanti deve esserci l'uscita. Piede di porco necessario. Ah, ripristina corrente. Vabbè, ho capito, donna lì è l'unica porta aperta. Ripristiniamo la corrente. Oh, mo torniamo indietro. Porco. Che cazzo era? Ma che ne so, qui sono tutti scemi. C'è un coso. Nasconderti. Perché?
Salviamo, va. Sì. Lo stronzo ubriacone. Stavolta quasi distrutto il portone di porco. Avrà immaginato di essere al sicuro qui e di chiudersi dentro. Fanculo. Abbiamo già troppi pensieri per poterci occupare di un alcolizzato. E comunque l'ho rinchiuso nella sala delle prove. Quel coglione smaltirà la sbronza lì. La sala delle prove sarà questa, no? Questa è la sala interrogatori. Qui ci vuole il piede di porco. Qui ci vuole il porco di piede. Che bello, c'è un joystick. Vabbè. Ah beh, sì, per forza. Signore! Che è quello? Un martello o un piede di porco? Un piede di martello, forse. Vai, usa. Raccogli un badge. Credo che serva più a me che a te. Eh sì. Ah, il piede di porco, sì. È il piede di porco. Pronto? 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 Voglio fare un reclamo. Il sale, i profumi. Alle autorità più in alto, ok? Mi chiamo Zachary Watson. Si scrive Watson, capito? Questo è il mio reclamo. I fottuti ufficiali. Ecco il mio reclamo. Mi hanno chiuso qui dentro. Quei figli di puttana mi hanno chiuso dentro. Stronzi! Tutto un casino. Vi ho chiesto aiuto. Cosa funziona? Affossi. Volevo solo aiuto. Hanno messo le spranghe sulle porte, sai, come per tenere qualcosa lontano. Stavo solo provando ad aprire. Le spranghe, alle porte, capito? Tutto chiuso. Quindi sanno che sta succedendo, giusto? Devono saperlo. Che problema c'è se vi faccio due griglie? Ancora. Voglio solo calmarmi. Dovrebbero proteggerci. È il loro lavoro. Nessuno sa niente. Nessuno sa niente. Cazzo. Iniettore. C'è qualcosa sulla stazione con noi e nessuno sa. Colla. Nastro. Perché gli ufficiali non ce lo dicono? No. Non sono chiuso qui. Oh, Cleo, basta un po'. Ha già detto, vero? Ho una cazzo di paura. Cazzo sta. Fa freddissimo. Non è venuto nessuno. Mi sto congelando qui. Merda. Questa cosa nemmeno funziona. Soggetto interrogato, Heist. Ho detto bene, vero? Heist. Ascolta, se non riesci a dirmi nemmeno come ti chiami. Ah, era questo, era. Bello. Voglio solo sapere del tuo capo. Ti ha messo tutti nei guai. Qualcuno dovrà risponderne. E farò davvero in modo che qualcuno mi risponda. No? Sì. Duro, eh? Turner, spegni il registratore. Magari il nostro amico è solo timido.
Questo è sopra. Ok, quindi sopra mi sa che ho finito, devi vedere. Ora c'è qui. No. Che succede? Oh. Stai ferma. Un pelato sudato. Mi chiamo Ripley. Da dove arrivi, Ripley? Da fuori, da una nave. Non ci sono navi. Ora sì. Beh, buone notizie, perché qui non ce la passiamo bene. C'è stata un'esplosione, ha fatto tremare tutto. Lo so. Malocchezza. Quello è l'ultimo dei nostri problemi. Ah sì? Sì. C'è qualcosa su questa stazione. Non ci crederesti mai. Di che parli? Un assassino, capisci? Ok. Ok. Come ti chiami? Axel. Wolverine. Stavo salendo a bordo con due colleghi. In Eva. L'esplosione ci ha separati. Mi aiuti a trovarli? Perché? Perché sembri conoscere il posto. Sì, ma perché? Che ci guadagno? Un posto sulla nave. E perché dovrei fidarmi di te? Devo trovare l'area comunicazioni. Devo contattare la mia nave. Oggi sei fortunata. Andiamo, tesoro. Ma chi è questo? Ma vaffanculo. Non è vicinissima. Raggiunge la stazione della navetta con Axel. L'area di carico. Ma stai attenta. In quel posto ci sono spesso guai, ok? Sì, ma io voglio togliere la spranga qui. Voglio vedere che c'è, vaffanculo. Ma è distratto, stupido. Forza, non voglio restare qui a lungo. Infatti, mo andiamo di qua a prendere le cose. Vivi, allora. Dovevo tenermi a distanza. Qui non si può rischiare. Oddio, ma è buiissimo qua dentro. Curioso, eh? No, che cazzo ho fatto? Il razzo. Ho sprecato, non c'è niente qui dentro. Ho sprecato il razzo. Vicino a me. Cosa? Ehi, non muoverti. Oh, ok, ok. Non vogliamo problemi. Chi siete voi? Io Babbo Natale e lei un elfo. Sono solo un paio di stronzi. Non c'è tempo da perdere, andiamo già. Dobbiamo arrivare all'area comunicazioni, potete aiutarci? Non ci serve il loro aiuto. Non dirgli niente. Ma dov'è il... Ho fatto funzionare l'ascensore. Chiedete porco. Andiamo, okay? Ma non lo posso utilizzare, si utilizza solo per aprire porte. Che cosa voleva dire? Perché sei stato così aggressivo? Sono tutti terrorizzati, ognuno pensa a sé, è più sicuro così. Ho capito. La nave esista davvero. Aspetta, chiamo l'ascensore. Ah, aspetta, chiamo la salvapartita. Serve un tocco speciale. Troppi salvataggi. Cioè, vabbè, forse è normale. Beh, che stai aspettando? Premi il pulsante. Premi il pulsante. Ce ne stanno un po', eh. Cerca di non fare rumore. Potrebbe esserci gente qui. Sarebbe carino se tu mi dicessi che diavolo sta succedendo. Adesso. Senti, tesoro. Quando saliamo su una nave, ci rilassiamo e chiacchieriamo quanto ti pare davanti al caffè. Già, sulla mia nave. Devo sapere che sta succedendo. E subito, cazzo! Bene, come ho detto, c'è un assassino. Un assassino? Che vorrebbe dire? Non l'ho visto, ma è qui. Ci sta eliminando uno per volta. Che stai dicendo? Uno psicopatico? Una persona? No, qualcos'altro. Un mostro. Un alieno.
Oggetti? No. Ma sto coso funziona? Non ci cade più l'occhi però, Cazzo, dobbiamo muoverci. Di qua, sta giù. Ma che stronza. Dovremmo cercare una via d'uscita. Fuori di testa. Ci sono vie d'uscita. Almeno qui saremo al sicuro. Per quanto tempo? E se vengono a cercarci? Li piantiamo. Ho trovato un razzo, qualcuno l'ha perso. Ma perché? Perché vedo abbassare? Qualcuno è stato qui. Un razzo l'ho perso io, ma sei stupido. Seguimi. Ma che cazzata! Cioè, potevano andare lì. E dire, scusate, noi stiamo con voi. Uniamoci perché l'unione fa la forza. C'è sta incidente. Chiamiamo un po' di navicelle, un po' d'amici nostri, e famo se vieni a prendere. Si chiama sopravvivenza. Cammina, stupido, coccia d'uovo. E ora tutti sono contro tutti. La paura ti rende pazzo. L'ho notato. Secondo me questo fa una brutta fine. Vivi qui? Perché è antipatico. Che ci posso fare? Il mio maggiordomo è in ferie. Prendi quello che ti serve. Non sappiamo quando ci ricapiterà. Grazie. Prendi quello che ti serve, sta un pezzo di colla. E basta. Non è che ci stanno. Per una settimana, aspettando una nave. Ma che cazzo c'è? Un pezzo di colla e basta, ma lasciato. Prendi tutto quello che ti serve. Oh dai. Oh, però grazie. Ah, forse c'è la roba qui. Ma che c'ha un cazzo questo? Questo posto resta al buio molto spesso. Porta quella torcia con te. Cerca di non restare senza batterie. Quale torcia? Ah, ecco. Che è tutto sto Dune? Madonna, se sei messa una torcia in testa, è Dune. Che Dune di cosa, Dune? Ogni 3 metri passa a salvare la partita. Che sono stato bravo. Prendi tutto quello che ti serve. Una batteria, un auricolare per cuffie, per telefonino e una colla. Da questa parte. Ma sarei contento se facesse una brutta fine, sta antipatico. Usa la torcia per trovare l'entrata del condotto. Ma che mi serve la torcia? Ecco qua. Eccola. È questo. Io sono senza torcia. Oddio, no, è troppo buio però. Così mi caga addosso però. Fermi. Odio. Questo no. Eccolo, ho trovato. Lo sapevo che era qui fuori, visto? Ci penso io. Almeno sto razzo dura. Non è una buona idea restare troppo a lungo qui. Non è come quelli di Alan Wake che durano 3 secondi. È così che tutti si spostano qui. Solo chi vuole restare vivo. È così che tutti si spostano, certo. Torres,
Zitta, ho sentito qualcosa. Sì, ho capito. Sì, è un tubetto de... Dobbiamo raggiungere gli altri, qualcosa non va. Un tubetto de maionese per fare con la tua coccia dopo, porco. Non lo facciamo innervosire. Ma sono poliziotti questi, cioè hanno lo stemma. Sotto la forestale. Ma che passa attraverso il Robocop? Ma perché tu salvo ogni 3 metri? Ok, dobbiamo fare piano qui, non accendere la torcia. Ma perché tu segui questo? Vado a vedere se c'è altra roba. C'è niente, è un po' troppo... Sto gioco è un po' troppo fisso, diciamo, come... Ah, vedi, ci sta qualcosa, un pezzo di metallo. Mi posso tirare un faretto? Che succede? Qualcun altro è stato qui. Tenete gli occhi aperti e le armi pronte. Sparate a chi non riconosce. Ricevuto. Restate qui, io controllo le scorte. Sono armati. È troppi da affrontare. Dobbiamo comunque riuscire ad aggirarli. Il portello in fondo. Come? Troviamo un diversivo. Il generatore. Se saltasse dovrebbero andare a controllarlo. Tu sei più piccola di me, farai meno rumore. Ottimo. Chi di voi ha controllato le scorte per ultimo? Io. Perché? Perché ti sei servito per bene. Che cosa cazzo vorresti dire? Ehi, è stato con me per tutto il tempo. Etanolo. Cibo, munizioni, medicinali. Se non è stato uno di noi, avevamo ragione. Qualcuno è stato qui. Non va bene. Dovremmo essere al sicuro qua giù. Merda. Il blocco che ha messo giù? Ci sono appena passato, è tutto sigillato. Occhi aperti, tenete le armi pronte. Qualcuno dovrà dirlo al capo. Capo? È solo il commesso di un negozio. Al capolo. Sì. Pensi che tu potresti fare di meglio? Non sta dicendo questo. Sto solo dicendo... Piantatela di parlare e aiutatemi a contro... Che cazzo succede? Il generatore è morto. E si è spento da solo? No, c'è qualcuno qui. Meglio controllare. Tutti con me. No, l'ho visto! Scusi, non ho fatto apposta. Come faccio a menaglie? No. No. Capito, le tiri da distanza sono più con più facilità. Dov'è? Devo salvare. Vabbè, RIP, giusto, si chiama Ripley. È giusto che sia RIP. Preso tutto? Sì. Da questa parte. E ora? Controllo il condotto. Dovrebbe essercene un altro qui intorno. L'ho segnato per non dimenticarmene. Lo so io qual è. Che ne dici di dare un'occhiata? È questo. Non avrei trovato quel condotto. Axel, è questo. Aspettami, arrivo. Spoiler. In realtà sono già morta. Non te l'ho detto. Lo sapevo che era qui intorno. Visto? Ci penso io. Si attiva la torcia. Forza. Non è una buona idea restare troppo a lungo qui. Ah, perché non c'ho la batteria? Ho capito. Così che tutti si spostano qui. Solo chi vuole restare vivo, principessa. Non me la fa usare. Vabbè, non me la fa usare adesso. Torrent, allora è la tua nave, Ma l'ho presa! L'ho presa la batteria. Ho sentito qualcosa.
Vedi, ce l'ho. Dobbiamo raggiungere gli altri, qualcosa non va. C'è sempre qualcosa che non va. Non me la facevo usare la strada del tunnel. È riapparsa. Ok, salviamo. Visto che so che andrò incontro alla Mortoli. E poi... Ah no, quella... Ah beh, abbiamo detto che non ci devo andare là. Scusate, il generatore che cazzo c'è? Aspetta, forse devo passare da sta finestra. Forse devo passare da qua. Dovremmo essere al sicuro qua giù. Merda. E il blocco che ha messo giù? No, sta finestra non funziona. Occhi aperti, tenete le armi pronte. Qualcuno dovrà dirlo al capo. Capo? È solo il commesso di un negozio. Ah sì? Pensi che tu potresti fare di meglio? Allora, vediamo un po'. Ah, eccolo. Se riuscite a chiudere la bocca per più di 5 secondi. Che cazzo succede? La tua è morta. E si è spento da solo. No, c'è qualcuno. Meglio controllare. Tutti con me. Facciamo piano, sono ancora qui vicino. Ma mi sa che ci hanno visto, sì. Beh. Quanto manca? Ci siamo quasi. La navetta è poco più avanti. Spero solo che la tua nave sia ancora lì. Sevastolink. È dovuto partire la settimana scorsa. Da sbloccare in due. Vietato prendere qualsiasi cosa togliere dalla lista senza consultare le aspirine, eh? Tutta sta roba. L'etanolo. Sicuramente con l'etanolo ci faccio le molotov. Oh, o vai tu o vado io? Vado io. Porco di due! Che cazzo fa? Sta incastrato. Ecco. È bloccato. Quegli stronzi ci hanno isolati. Ho capito. Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aprirlo. Io mi occupo di questa. Tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Ok. Ah, devo salvarlo. Pensavi di prendere quello che ti pare. Lasciami, stronzo. C'è qualcun altro con te? Ah, ecco, ok. Mo mi sono imparato a colpire.
E porco due, no così però. Cazzo. Andiamo, gli altri stanno arrivando. Dobbiamo andare, ora! Ehi, bastardi! Muoviti! Sparategli! È morto. L'hanno ucciso. Filmato. L'hai ucciso! Perché stava per uccidere me, mi hai salvato la vita. È questione di sopravvivenza. Lo capisci? Hai sentito? Ecco che fa una brutta fine. Eccolo. Axel. Eccolo. Ma che roba è? Porco di! Un rinoceronte. Non proprio. Ok, ha fatto una brutta fine sto stronzo. Devo proseguire. No, buio no, eh. Ah, ma sono morto. I nemici reagiscono al fascio di luce della torcia. Cazzo è successo? Che cazzo devo fare? Ok, dobbiamo fare piano qui. Non accendere la torcia. Aspetta. Che succede? Qualcun altro è stato qui. Tenete gli occhi aperti. Mi devo nascondere finché non arriva la navetta. È nei condotti, 10 su 20. L'ho chiamato. I soccorsi saranno arrivati, giusto? Non sempre. Per questo siamo armati. È il lavoro, Ripley. Da questa parte. Troviamo l'interruttore per riaccendere. Facciamo piano, sono ancora qui vicino. Quanto manca? Ci siamo quasi. La navetta è poco più avanti. Spero solo che la tua nave sia ancora lì. Sebastopol non è proprio come te l'aspettavi, eh? Come si salva? Devo tornare indietro, forse. Non c'è il salvataggio qui. Ci hanno isolati. Ho capito. Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aprirlo. Io mi occupo di questa. Tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Pronta? Al mio tre. Uno, due, tre.
Corri. Vabbè, abbiamo già visto. Devo proseguire. Arrivata. Sì, è arrivata. Ok. Corri quando puoi. Vabbè, è troppo veloce. Un ascensore. Salva, salva, salva. Questo è per nascondersi. Qui. Allora, attiva, disattiva sistema. Cambia sala. No, sistema altoparlante. Boh, vabbè. Adesso non ho capito, però poi lo capiremo. Eccolo, salvataggio. Emergency. Quelle cose sono per nascondersi. Oggetti non ce ne sono, vero? Tutto per nascondersi. Mappa? Ah, eccolo.
Vabbè, so dove stavo prima. Torcia al plasma. Il condotto. Ah, ho fatto. No! Ehi, venite qui! C'è qualcuno! Perché va piano? Dove sono? Ah, era qua, era. Chiuso. Etanolo. Ascoltami bene. Devi andartene ora. Prendere Claire, il gatto e correre a casa. Il gatto. Un posto sicuro finché la Sixon non manda una nave. Ho visto il tipo giù nell'atrio. Non ricordo come si chiama, quello che ha un odore strano con il cappello da baseball. Aveva qualcosa nel cappotto. Forse un'arma. Ha fatto finta di non vedermi. Non parlare con nessuno, non dire dove stai andando. Purificazione aria. Non so che cazzo ho fatto, perché. Voglio vedere se trovo altri oggetti. Eccolo. Ascensore, ascensore. Però voglio vedere un attimo se riesco a trovarti oggetti prima, che potrebbero essere utili. Ok. Si è bloccato. Ma c'è qualcuno?
No. Non so che cazzo sto a fare, però sto attivando altoparlanti, non lo so. Un sintonizzatore per l'accesso. Che paura! Forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati. Deve. Trova una cellula dati per riparare il tizio di salute. C'è. Vuoi veramente rischiartela così? Ok. Proviamola e facciamola fuori. Cosa? E chi là? È stealth quindi sto gioco. Deve essere vicino. Niente così veloce. Non c'è più niente qui. Abbiamo fatto. Andata di sotto, forza! No, non ci vengo laggiù. Ha preso il tuo apparecchio. Non funzionava, saliremo in un altro modo. Siamo qui già da troppo tempo. Sarà quel rumore. Ah, c'ho un limite raggiunto di metallo. Posso creare qualcosa? Buonanotte, Kevin. Che qui posso salvare.
Bello revolver. Posto? Tutto a posto. Bene, ora torno su, che probabilmente su c'è l'ascensore. Non ci sono stato. Dispositivo non va. Qui sono già stato. Devo risalire. Fa un cazzo qua. Mappa? Sì. Ah, tornate qua. Mi salvo allora. Ah, ho preso una tessera d'accesso, ok. Bomba fumogena, ah, per creare
Queste qui sono le recipe. Diciamo le ricette. Allora, bomba fumogena, andiamo un po'. 1, 2 e 3. A posto. Costruiamole un po'. Niente, mancano i pezzi. Razzo non lo posso fare. Evolvere a posto, ok. Kit medico lo posso fare però. Sensore. C'è uno muerto. Aia. Posso accedere a livello 1. Ok, proviamo un po'. Ah, ho capito, ok.
sala supporto tecnico. Guarda, non c'è niente in questa scatola nera, Wiggs. Abbiamo violato non so quanti accordi di riservatezza aziendale e non abbiamo trovato niente a parte il logo della Wela, di Utani e dei file vuoti. Ora, queste cose sono fatte per durare. Quindi o qualcuno sul Nostromo ha chiesto al computer di bordo Mother di svuotarla, o i dati sono stati danneggiati prima che arrivasse qui. Potrei sapere perché questo compito sarebbe prioritario. Ok, penso devo tornare indietro. Disabilita l'isolamento. Pezzo di metallo. Dio, disabilità sto cazzo di coso, allarme, no? Non capisco. Sì.
Che cazzo è? Eccolo. E andate qua e sotto. Forse questa è la direzione giusta. Sì. Eccolo. Madonna. Il suono degli rilevatori di movimento. Ah, interessante. Si prega di registrarsi alla reception. Gente che corre di nuovo. Mi devo sedere, che vuol dire? Speriamo che me la cavo 5 su 10. Per garantire comfort e tranquillità, i nostri sintetici Z sono progettati per essere riconoscibili a distanza. Dei sondaggi hanno dimostrato che i consumatori sono spesso a disagio quando hanno a che fare con androidi umanoidi di tecnologia avanzata. Gli androidi Z sono inconfondibili, così saprai sempre con certezza chi hai davanti. Questa è la promessa della Simpson. La nostra priorità è il comfort degli utenti. Ma dov'è il salvataggio?
Ah, questi sono gli androidi. Posso aiutarla? Devo raggiungere l'area comunicazioni, è urgente. È una zona riservata. È un'emergenza, non vi rendete conto di cosa succede? Apollo ha tutto sotto controllo. La sua registrazione è quasi completa. Lascia stare, troverò la strada da sola. Non glielo consiglio. No access. La cosa per salvarmi serve. Ah, ecco il rilevatore di movimento. È stato modificato. Che vedete sta l'alien. Con due che paura. Tutto a posto, grazie, zio. Va tutto bene. Pezzi di metallo raggiunto. Qua. Devo salvare. Ecco salvataggio, per fortuna. Io sono stanchissimo, sono le 11 e vorrei andare a dormire perché domani ho la sveglia quasi presto. Certo, ti piacerebbe vedere che c'è dopo, però, eh. Ma si mena allora. Vabbè, per oggi basta così. Magari continuo. È caduccio, quindi posso continuarlo. See you next time. Buonanotte a tutti e alla prossima.